po' di Ah, più. ho fatto un bel 21 il ragazzo. Gioca dietro di me, Dani. È proprio quello che sto facendo. Dani, gioca dietro di me. Hai appena detto che non puoi assolutamente giocare nei casinò. No, era una battuta a doppio senso. Ah. Oh. 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 Dammi un pick e sono contento. Mazza che schifezza. Non ho idea di chi sia. Allora, Andre, qua... Qua potresti fare anche l'uomo, eh. C'è anche la possibilità di fare l'uomo. No, 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 l'hai fatto. Vabbè, stavo scherzando io. Ok. Io lo faccio, Dani. No, 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 ho capito, capito. Ma non aveva il 10 lui. Ma il fatto è che se scoperchi a un 10 è sempre 18, è sempre superiore. No, dico, ma non ce l'ha coperto. È un piccolo Encadamus. Dai, sono uscite... A un 7. Sono uscite tre figure, 3 10. Sicuramente adesso uscirà un bel 3. Praticamente scriptato. Eccolo, si è imbriacato. Ragazzi, un applauso. È scriptato, è scriptato. Oh! La Madonna. Giocata professionale. E aveva il 10 pure. Quindi Encadamus se ne va a fare in culo. Giocata professionalissima. Sono veramente, veramente euforico. Ragazzi, bisogna anche sapere quando fermarsi nel blackjack. Questa la dedico a tutti voi. Tutti coloro che continuano sempre a giocare. Bisogna stare fermi ogni tanto. Minchia, c'ha quella scollatura con quella sorta di choker, no? Ma tutte c'hanno il choke. È proprio parte della divisa. Oh. Oh. Manfredi fa grosso, eh. Mazza che porcheria. Dai dai, il 2 è meglio di... Guarda che è meglio avere un 12 che un 16, eh. Su quello siamo d'accordo, ma è meglio anche avere un 21 giunti a questo punto. Ma giocata professionalissima. E andiamo e mi faccio questa sega a due mani. La dedico a voi. I capelli di Paola io li vedo come cocco e succo d'arancia. Guarda, doppio 15 che non chiede carta. Vediamo che cazzo succede. Ah, doppio... Ah, vedi che mi ha seguito il ciapola. Ma questo pure col 13 che sta fermo. Grazie, Mackins. Vergognosi. Non c'è coraggio. Vergognosi. Gioco 10 perché non mi fido più del tuo playstyle. Non c'è... Oh! Grazie, Larry, grazie, Payne. E andiamo! Avanti, Savoia! Avanti, Savoia! Oh! Oh, sento puzza di blackjack. Sento puzza di blackjack. Va bene. Va bene. Va bene il doppio asso, ci piace. Lo splittiamo questo, eh. Splitto, splitto. Questo lo splittiamo. Non è una bellissima mano, eh. Tranquillo, Andre. Be really careful. Doppio 10. Ma Manfredi comunque è un pazzo, eh. Bello, bello, ci sto. Aia, questo ci ha appena levato, questo ci ha levato una figura, guarda. E invece no, bene. Capuzziello, ti puoi Capuzziello, mutare? Panino? Ma io non sto facendo niente di male, ragazzi. Oh! Bene. Oh, vabbè, vabbè. Aia. Vabbè. Still good. Va bene, non ci lamentiamo. C'è anche la side. Solo 110 euro. Io la side non ce l'avevo, purtroppo. Se qualcuno se ne vuole andare dal tavolo che segue Omiaton. Grazie, Dreadlash. No, non glielo chiedo. Povera Paola. Gru, mi è arrivato il VIP. Guarda la foto in privato. Dopo guardo. Cioè, le donne le si parla con più rispetto agli uomini. Strumox, ma dove state giocando? Purtroppo non voglio fare pubblicità a questi posti. Grazie, Bogdan. Ma che schifezza. Ma Dio porco! Dai! Scusami, Andre. Scusami, Andre. No, non fa niente. Scusami anche a te, Capuzziello. Me la sono presa un po' troppo sul personale. Grazie mille. 15. 14. E andiamo! Avanti, Savoia! Riportiamolo questo meme in auge! Bene, bene. Un K di cuori.
Male, come sempre, va tutto male. Ma non è male un 12, Daniel, non è la cosa peggiore. Lo so, ma io quando vedo una figura penso a un blackjack, non a un 12. Forse è per quello. Devo pensare al 12. Anche un po' di spam di Omi, per favore. Perché ti sei fatto moro? Ricky, ma sei stupido? Scherzo. Oh no. No, dovevi stare. Qua sbagliamo. E invece no! E invece no! Hai visto, Daniele? Sei un dio, Andrea in arte Omiatol. Oh no! Porco! Non ti far scendere le palle, eh? Bravo. Ma che scendere le palle, Daniele? Scusami. Non dubiterò mai più di te. Ti stanno... Non si dice. Ti stanno... Capuzio, ti stava salutando Paola. Ciao Paola. Ah, comunque quella lì, Paola, lei va sempre a mangiare da quello là che vende le cozze. Ma chi è? Chi lo chiamano? Che... Il Cozzantino. Il Cozzantino? Sì. Ma di che cazzo stai parlando, Capuzzelli? Sì, perché lei va a mangiare sempre quella... La vedo io che va a mangiare sempre quella che vende le cozze. Ma cosa vuol dire? Prima volta che dono perché sono povero ma ti voglio Tris bene per Omiatol! Tris per Omiatol! E si sboccia! E c'è anche lo split, attenzione! Vintinox, grazie dei 3 euro. E va benissimo così, non deve essere molto. Lei va a mangiare sempre... Si sente? Poker! Hai fatto un Tris di 8. Un poker. Non lo dico perché sono sincero. E poi... Guarda che baciacazzi di merda, mi hai fatto perdere 40 euro. Scusa, Dani. Che vuoi mangiare poi? Che ti piace a te? Dimmi un po' i tuoi gusti. Mi piace mare e montagna, entrambi. Ok, bello, puoi mangiare andare a Napoli, fanno gli antipasti... Guarda che ti arriva l'otto. Guarda che ti arriva l'otto, ma lo sento che ti arriva. E invece. Quindi Napoli antipasto mari e terra? Sì, lo vuole. Ok, poi basta. Ma vuoi sapere, dimmi un po'. Ma senti, Capuzzello, posso farti una domanda io? Vai. Ma dove posso? Ah, no, te la faccio prima io. Dimmi. Perché ti hanno bannato da quel server? Ah, è vero. Ah, non lo sapete? No. No. Praticamente... Non ho seguito più la tua live prima, dopo. Praticamente ho fatto un contest... 10, a posto. Ho fatto un contest tra io con Ciccio, un amico di Ciccio con cui gioca, e i genitori di Timmy. E ho detto, se indovinate la canzone, vi do 1 milione di euro, cioè di soldi. Ma la carabina alla fine? Vabbè, fammi finire però, Capuzzello, poi parliamo anche di quello se vuoi. Ho fatto il contest, ovviamente ho fatto una canzone che nessuno sapeva, però Ciccio attraverso la chat di Grazie, Twitch Marcolino. Ovviamente è riuscito a scammare e gli ho detto Ciccio vieni un attimo qua per favore, l'ho portato in un angolo e gli ho sparato, permaban. Ma che tristezza. Già, no. Ma più che altro con e Ciccio, capito? Sì. E vabbè dai, pure io sono stato bannato da lì. Ma Capuzzello, per cosa te? Dimmi di più. No, perché Mr. Flame aveva fatto un'azione contro di me. E quindi avevo fatto uno sbocco in azione. Però io dopo ritorno, cioè a me mi sbannano. Io non è che mi interessi molto di parlare con quelle persone, se devo ecco dire anche i tentativi continui e cose. Grazie, Sexobit. Cosa? Punta poco. Ok. Non ti preoccupare, non fa niente. Grazie, Capuzzero, le tue parole mi fanno stare un po' meglio, anche perché c'ero rimasto male. Ora, la tua domanda qual era? Oh, 4 di quadri e vengo, anche se c'è la quarantena, e ti ammazzo, Andrea, no, ok.
La mia, no, la mia domanda era: dove posso trovare degli ottimi primi piatti in giro per l'Italia? Allora, che ti piace a te? Come gusto? Guarda, io sono sia terra e mare, sono proprio... Allora, a Firenze è il posto giusto. Dissociati, mi dissocio, che è successo? Oppure... Che ha detto? Sembra strano che però a Milano c'è buono il pesce. Bravo, è vero. Che è successo, sembra, ragazzi? Mi sono perso... È una città molto di... molto caotica. Mi dissocio da quello che ho detto buono, perché tutto è in goliardia. No, perché forse hai preso il virus goliardico. Bisogna raddoppiare. Grazie, okay. Mamma mia. Comunque sta Paola a mangiare veramente le cozze dal cozzarino da me. Io ci vengo volentieri, Capuzziello. Di dove sei? Di Napoli? Sì. Ma senti una cosa, io ho paura che mi sparino a Napoli perché mi sono ossigenato i capelli. No, perché tiene veramente la faccia da cozza, guardala bene. Questo è un insulto. Sono stato io a bannarlo. Tiene tipo la faccia da cozza, sembra strano, ma... Bannato. Può essere che puzza pure di cozza, non lo sai. Ma Dio schifo! Scusami, Andre. Cosa vuoi fare, Daniele? Perché prima ho chiesto la figura... Per me puoi anche raddoppiare, guarda. Io lo faccio, eh. Andre, ti sfido. Faccia da cot, grazie Mavi Wild. Grazie Miki. Antonio, fermati. Grazie, King delle... Un bel 12, eh. Cavoli. Capita. Capita, sì, può capitare. È proprio vero che può capitare, eh? Io lo dico sempre, può capitare, capita. Sei un uomo molto saggio, Capuzziere. Cosa dice la legge di Murphy, Capuzziere? Che se tu cucini bene la carne, cucini bene anche il pesce. E questa è la legge. La proprietà transitiva. Mi benedicici con l'alien. Non credo che sia così. Grazie, Simons. Così funziona. Mi dispiace, ma questa è la... No, che c'è da dispiacersi, no? Assolutamente. Sei muidolito. È la legge di Murphy. Questa è la legge di Murphy. Io conosco questa. È intransigente. Allora... Sì. Questa ha fatto un omicidio comunque. E ha pure sballato. Ha ucciso tutti quanti. È bella sta canzone, mi piace. Ah, non mi piace, già ho capito che... Vuoi dire Omi che mi ha scammato la sub? Certo, Muccia, hai scammato la sub a Muccia, Andrea. Ma se non posso raddoppiare, cioè io ti ho messo 40, ho 20 nel saldo, mi mette i 20? Grazie giudice. Cosa? Dani, cosa? Tu hai fatto il double down adesso, io ho 20 euro di saldo e ti ho messo 40 dietro. Come funziona? Non ho idea, lo farà automaticamente il PC. Cioè, ma secondo te mi mette i 20 euro oppure no? Sì, sì, ti raddoppia. E invece no. Mamma mia. Mamma santissima di Cristo. Va bene, Andre, gli ultimi 20 euro. Vediamo che succede. Ok, rieccomi, ci risuona. Prima hai detto palesemente che volevi farmi mod. No, Davide, scusami, ma potrei pensarci. Passata mezzanotte e mezza, lo schermo mi si è messo in modalità notturna, lol. Piccola cosa tra me e me. Ah, perché forse c'è il sensore. Sì, sì, c'è l'orologio. C'è. Il sensore di tempo. Sì, sì. Puoi dare due carezze goliardiche a Ciccio per lo snitch? Sì, ci penso dopo offline.
Slupusher, no, benvenuto fra chi perde 100 euro senza nessun tipo di remora. Ciccio Merlino. Ciccio continua a cantare, continua a fare bordello. Adesso vado là e lo faccio bannare. Ma fai bene, fai, ma tanto tu tieni pure la live, quindi, cioè... Ma lo facciamo bannare noi. Ah. Non ti preoccupare. Non se la merita proprio la divisa. Bene, Daniele! Ci sono. Grazie, Radio Chat. Il fatto è che adesso continuerò ad andare all-in, quindi... No, ma sento pure un profumo di cozza fritta. Capuzziello, tu senti un po' troppi odori, eh? Onestamente molto indignato. Andrea, io continuo a raddoppiare dietro di te facendo l'in per ritornare all'inizio. Ma mi piace la tua canzone. No ragazzi, non sono un insider, perché cazzo me lo stai chiedendo. A me mi piace la Nutella, gelato con la panna. Grazie Daniel, grazie Radichat. Non oggi, ti ripeto, non oggi. Che hai fatto? Dicono che il mercato ittico di Milano è il più grande d'Europa, Capuzzè. Grazie Ricky Rage. Che hanno detto? Che hanno detto? Che il mercato ittico di Milano è il più grande d'Europa. Ah no, sbagliano. Uno dei più grandi in Europa, ma non è uno dei grandi in Europa. Che è anche stato utilizzato come terapia intensiva. Eh? Il mercato ittico di Milano? Questo ha splittato le figure. Aia. Sì, ittico, ittico. Omi. Uai, Chris. Ma è un orgia, Chris? Come sta andando? Oila, una merda, Chris. Mi ha scammato, Andrea. Non riesco neanche a giocare io, devo giocare dietro di lui. Vabbè, mi dici cosa vuoi giocare, Daniele? Facciamo ma non è colpa così, tua, non è colpa tua. Vai, ittico, mamma mia. Esagerazione. Buono. Ho perso tutti i soldi. Grazie, Insane Madness. Te cosa dici, Chris? È stata proprio una bella mano di Blackjack, ragazzi. Anche oggi... mi muto un attimo, scusatemi. Porco Dio! Oh, mi son del cazzo! Cosa abbiamo imparato oggi da questa mano di Blackjack? Perché si sa che ogni giocata ha un suo ritorno morale. C'è sempre una morale dietro a queste giocate, dietro a queste partite. La morale di oggi è che il gioco d'azzardo intanto è orribile. Non porta quasi mai a nulla di buono. Secondo, se non riesci neanche a giocare per conto tuo, non giocare, perché non ne vale quasi mai la pena. Il blackjack dovete vederlo come un kraken con tutte le teste e i tentacoli a forma di Pio 3D, ok? Questi tentacoli a forma di Pio 3D cercano di capire dove volete andare, dove vuoi andare. Grazie Gigino per i 10 euro, apprezzo molto. Questo mostro tentacoloso con tentacoli che sono fatti di Pio 3D vogliono solo autocommiserarsi e portare l'autocommiserazione a livello di contenuto. Ma si sa che non funziona così. Di conseguenza, non giocate a Blackjack. Eccomi ragazzi, ci si diverte? Ma perché ti aveva chiamato tua mamma? Sì, mi aveva un attimo chiamato la mamma. Che aveva detto? Ho bisogno del vostro aiuto, ragazzi. Mi ha detto che non devo mai giocare dietro ad Omiatol. Mi ha proprio detto questo. Dovevo giocare in un altro tavolo secondo le mie regole. Omi, ma io non riesco a beccarti, no? Ma che ne so, sono tutti banchi affittati da tutti i casinò, che ne so qual è di uno e qual è dell'altro. Chris, mi doni 400 euro in live e li gioco, per favore? Sì, ma non ce li ho su PayPal. Ok, Luis? Sì?
No, tu sei Simone. Emulso 34, benvenuto fra i badiloni d'oro. Luis, pronto? Sei mutato, Luis, se stai parlando. In caso non stessi parlando e fossi AFK, rimani così colpa. Come sei. Ecco, vedi? Andre, mandi una pubblicità e mi dai i soldi della pubblicità, per favore. Non le mando io. Te l'ho detto per questa volta. Investili. Vengono automaticamente. Gigino ha donato grazie. 40 euro. Investili. Grazie, Gigino. Per investirli intendi che devo giocarmi la blackjack? Perché se quello lo faccio, se invece pensi ad altro, fammi sapere nei commenti e capisco cosa farne. Lo stai cercando un po'. Scusa, Luis, ma non puoi parlare solo qua. Cioè, adesso non ti ho interpellato, prima ti stavo chiamando. È che stavo facendo una cosa. Luis, per favore, mi doni 400 euro in live e li gioco a blackjack? No. Ci ho provato. Sì. Hank? Io sì, se vuoi. E scusa, Capuzzero, tu eri proprio l'ultima risorsa, eh? Hank? Pronto, Hank? Spalla di Omiatol? Chris? Vabbè, Zrumox, io se vuoi una delle passate ti posso comprare. Adesso non riesco a caricare. Non ho capito nulla, Chris. Grazie, zio cane. Possiamo giocare. Grazie, Stundriops. Allora, se vuoi possiamo giocare assieme e ci dividiamo la vincita. Ok, però stasera non riesco a caricare, però volendo possiamo farlo. Va bene, va bene. È più goliardico questo, ma possiamo farlo. Sì. Gigino, scusatemi, sto leggendo un attimo. Gigino, pane e vino. Luis e Gigino. Gigino e Luis. Luis? Sì. Hai un alter ego di nome Gigino? Sì. Mi hai donato 50 euro? È stato Gigino. Ma Gigino sei tu? No, non, no. È Gigino. Gigino sei per caso tu? Sì. Sì. Ok. Ok. Gioco 50 euro in blackjack. Ragazzi, c'è una morale in tutto questo. Se fate gli streamer, potete chiedere soldi ai vostri viewer. Se non lo siete, purtroppo, non potete farlo. Grazie, Luis. Ringrazio Gigino. Grazie, Gigino. Stai tornando, Daniele? Sto tornando. Vorrei utilizzare il mio PayPal per una volta, ma purtroppo ci è collegato quello di Paolo Merda e non posso farlo. Quindi devo sempre fare questa cosa qua, che devo rimettermeli della carta prepagata. È un po' una cloaca massima la PayPal di Paolo. Sì, è proprio un ottimo latinismo quello che hai utilizzato. Zrumox, ti senti una persona fortunata nel gioco? Solo quando sono da solo. Quando sono in compagnia perdo sempre. Io sono uno che porta sfiga. Porti sfiga? Allora, posso fare una piccola precisazione? Sono partito da 100 euro su questo account, però mi scoccia che va ad andare sotto queste cifre. Però se Daniele dovesse venire a giocare, potrei... Io gioco 50. Dove? Vogliamo fare deal or no deal? Ragazzi, come dicevo prima, il blackjack toglie e dà. Scopriamolo insieme. Andiamo, Luis. Olin Dani no, sì, purtroppo, ragazzi, perché il blackjack toglie e dà. E poi tra l'altro non voglio... Bene, iniziamo con un 4. Buono. Ho fatto una canzone, l'ho modificata questa sera dopo che ho messo la cambiata. Volevo entrare su Discord. Non ho chiesto nulla di così incredibile. Faccio la modifica, bravo. Buonasera, diciamo. Grazie, Nikus. Stasera no, comunque. C'è un metodo per... dimagrire veloce. Non ti radice di smetterla di spaccarsi sulla tua live, di più quella canzone fa cagare. Avevo visto che avevi un pattern, Andrea, per fare ste giocate. Cosa mettevi? In realtà a caso, metti 3, 2 sul 2 rolls, 2 sul 4 rolls,
e 4 sul no, 5. No, veniva pure liberato. Ciao Bartolo. Ciao Bartolo. Ah, non c'è il coronavirus. Ah, fata! Ma questa è una fregnona rotante, eh? Non si dice. Scusami, Capuzziello, hai ragione. Sono veramente orribile, una persona orrenda. Comunque sappi che io sono andato a mangiare le cozze dal costarino insieme al liberato. Oh, yeah! È workout. È workout, really? Dani? Ah, è workout. L'amore è spaccato bene. Nice. No, noi non vogliamo il caos. Daniele? Sì, scusami, stavo ballando la canzone di Mr. Monopoli. Allora, Daniele, non deve uscire il 4. Se esce il 4 siamo molenti, eh. Ma perché? Anche il 10. No, 4 no, è tassa patrimoniale. No, 10 no, niente 4, è impossibile. Io sono venuto apposta quello con te. Non ci posso credere. Andrea, basta, zitto, non ne posso più di te, scammer di merda. Ma non ti preoccupare, sono usciti i doppi, ritiriamo. Scusami Andre, me la sono un attimo presa. Non ti preoccupare, ora uscirà 6, Dani. È uscito 7 e io penso seriamente che tu abbia qualcosa a che fare con questi del casino. Tu sei in combutta con qualcuno, Andrea. No, 7-7 è buono, eh. Beh, no, è a merda per... 6 euro, mamma mia. Spero almeno di rifarmi dei soldi. È in doppie, eh. Ma tu sei hai mai mangiato dal capitonaro? Strumox? Capuzziello, le tue domande in questo momento mi fanno male. Ti fanno un po' di rabbia. Ovviamente il 18 per era troppo. Cos'è il capitonaro, Capuzziello? È il capitone. Ho vinto 10 euro. Ho esultato per 10... 22, Paolo merda. Ripeti, Azzarola. Hai ripetuto? Sì, ho ripetuto, basta che non mi lo... Quanto tocca sta ruota? Basta, falla girare. Lei è molto carina però, eh. Verissimo, ha delle belle gambe. Ti dico, quei piedi sanno di fiori di sambuco. E quando, dopo che ha camminato un pochino, vedi che fa quel movimento che lo mette in obliquo. Ah, sì, dopo un po' sanno di sandalo. Ah, cavoli. Non me l'aspettavo. Oh no! Maledetta ludopatia di merda. Sweet dreams are made of these. Cambia categoria. K, puoi cambiarmi categoria, per favore? Enkadamus. Luis, sei mutato. Enkadamus dice 5. Sì, sono... ero mutato un attimo. Ah, ok. Enkadamus dice 5, vediamo un po'. 5 per 5. Mamma mia. Enkadamus, facile. Mamma mia, Enkadamus. Non male. Sì, ma è tutto organizzato, ma c'è uscito. Non riesco a vedere la stream che devo fare. È tutto organizzato. No, devi fare un'uscita stream, schiacci su di lui e fai un'uscita alla stream. Lo so, è che non la vedo, cioè dice... Ah, ora la vedo. Che ti dice? No, non è strano, poi me la fa vedere. Capuzziello, cosa vorresti... Cioè, secondo è in Kadamus, per favore? È un ologramma o è fatto al computer? Cioè, lì realmente che si muove o è fatto al computer? Oh, questo qua è un ologramma, sicuramente. È in Kadamus? Oh, mamma mia. Kadamus dice 2. Sì, anch'io dico 3. Ma non ne faccio 3 di seguito, è estremamente improbabile. Io invece dico 3. Infatti. Ma te non c'è. E perciò ho detto 3. Ah. No, 3 di seguito sarebbe stato veramente in Kadamus, non me la sarei sentita. No, infatti sembrava un po' strano, sembrava che era truccato questo 20... gioco. Daniele, ti stai divertendo? Sembra, eh. Capitano Flynn, mi diverto sempre a giocare d'azzardo. Daniele. Dimmi tutto. Credo di aver capito un trucchettino. Aspetta a giocare.
Ok. Bannati anche tu come ha fatto Luis, Slumax. No, 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 mi piace in realtà giocare. Mi cagavo neanch'io. Mi piace... Non si possono chiedere di salutare tutti. Mi piace vedere le fregne che girano le ruote. A pagamento. A pagamento. Questa è sempre una cozzantina, comunque, per dirtelo. Posso dire una cosa, ragazzi? Certo, Luis, sì, sei il benvenuto. Ah, cavoli, i fagioli di oggi. Omi ha detto? Ha detto Omi. Ha detto Omi, infatti non conosce. Dani, prova, punta adesso. Punta adesso che significa? Ti dico quando non puntare i soldi. Ah, ok. E cosa punto quando non punto i soldi? Niente. Ok. Mamma mia, che piedi che sanno di merluzzo in questo momento. Madonna, che mercato ittico che c'è dietro quella suola. Che bontà finale. Vabbè, a te. Sto iniziando a capire. Stai iniziando a capire cosa, Andrea? Il programma come è gestito, capito? Tipo adesso è uscito due, vedi? Se gira al contrario, punta. Se gira da quel lato dove sta, non punta. Ah? Poi cambia tutto con... Chi è questo? Ha la cravatta cortissima. Forse questo qua è Johnny Depp. Non può, non è per niente Johnny Depp, Capuzzelli. Ti ha scammato. Cosa c'è? Vabbè, cosa serve quel tasto lì a fianco? Ma scusa, ma io... Ma quando fa una... Io rivoglio la fregna, ma chi è sto manichino? andiamo, Mister Monopoli! Ti avviso già, Andrea, che al doppio 2 di nuovo, se esce un 4, è finita. 4 o 10? Non esce né il 4 né il 10, ragazzi. Vi faccio vedere un bel 12. Mi socio. Secondo me esce 7. Tu eri minorenne, anche tu. Vi dico che esce un bel 12. No, no. 12, quindi 6-6 sarebbe doppio. Assolutamente sì. Ok. Praticamente è scriptato questo 12. Mamma mia, quanto. Ma non si sono neanche mossi sti dadi, che scam del cazzo. Tra. Ma è sempre e poi in alto a destra ci tengono a specificare in diretta, eh. Certo, in diretta è certo. Una roba in CGI. Perché adesso ci tengono a specificare, perché ai tempi del coronavirus può essere anche registrato. Un bel 3 dollaroni per te. Sì, ma dopo bisogna cambiarmi. Ok, questo non è male. 5-3 quanto fa? 5-3 quanto fa? Ma questo non è male perché andiamo sull'albergo. Vabbè. Buono. Buttiamoli via, credo. Sì, buono. Confused Stonks. Sì, non si capisce bene se devo essere felice o no. Esatto. Buono. Allora, io ti consiglio di ripetere la puntata. Ok, Andre, seguo ogni tua call. Ma non uscirà mai un altro due roll adesso. Vabbè. Non è mai detto. I don't have a birthday. Guys, I don't have a birthday. Ma chi ha sto tizio? No, forse un po' ubriaco prima di venire a giocare. Ma a me sembra altro, non mi sembra alcol. A me sembra altro. Cosa secondo me? A me sembra. A me sembra tutto stunnato. La cravatta non va bene. Sì, ma non c'è azzecca proprio col nero. Non puntare niente. Non puntare. Ok. Calmiamoci. Non devi puntare subito, mi raccomando, che mi fai arrabbiare se punti. No, non punto più. Ok. Devi puntare dopo questa puntata. Hai il bottone ripeti in alto a destra, ok.
Occhio che quella è la puntata automatica, cioè quella in basso a destra. Sì, l'ho provato adesso. Puntare, ho sbagliato, ho sbagliato probabilmente. Ora puoi puntare. Ho sbagliato. Che quello è proprio lo scam ludopatico maledetto. Ora se vuoi puoi puntare. Ho sbagliato, ragazzi, ho perso 11 euro perché non mi sono fidato di voi. Hai visto? Non ti sei fidato del tuo migliore amico e quindi hai perso 11 euro. Mi piace che salti a conclusione un po' affrettate, Capuzziello, ma comunque voglio molto bene ad Andrea, lo reputo un mio grande amico. Non è un grande amico, scusa? Assolutamente. No? Ah, punta, punta! Ho puntato, Andrea, ho puntato. Però ho perso pure 11 euro perché non ti ho ascoltato. Grazie, Capuzziello, per avvisarmi. Prego. Non ci sono. Capuzziello è un nostro amico di GTA. Il magico Cozzantino. Forse è... No, perché io sono Capuzziello. Però siccome. No! Ok. Ok. Ho capito come funziona il gioco. Non vi dirò come funziona. Perché non siamo abbastanza tuoi amici? No, te lo dico segretamente. Ma puoi scrivermelo su WhatsApp e non lo dico a nessuno? Quanti, È un po' lungo, Ha a che fare con la cravatta? A che fare col fidget spinner? Sei maschio o femmina colui che gira la ruota? No, è a che fare con le scarpe, invece. Tu non ci crederai, ma le scarpe nascondono qualcosa. Allora, probabilmente, siccome ci sta uscendo tante volte, secondo me usciranno... Oh! Ma non ci si arriva là, bisogna avere un bel imprevistone. Io ci sono arrivato una volta e sono anche passato dal via. Ok. Eccolo, bello. Bello. Doppio, va bene, va bene, va bene, va bene. Loppio. Doppio. Una chiara citazione a Jojo. Una Jojo. E c'è anche la probabilità, Occhio. La banca paga i dividendi? 4 milioni di euro. Hai vinto 4 milioni di euro per caso? No, 10 milioni per piacere. Boom! Stonks! Uncle Richie! Stonks! Uncle Rich! Buono, sì, buono! Oh! 12 in tutto. Zio, F per lo zio. Ah, però, buono, però sempre 30 euro. È per 5. Società Elettrica. Allora, buono. Guardala bene. Guardala bene. C'è ancora un tiro, E può essere anche un doppio. E che ti fa? Sarebbe bello arrivare a quel per 20. È finita. La diciamo, vedi? Non è troppo male. Vai, 9. Allora, via. Lo vedi come si fa? Sì. Doppio, ragazzi. Buono. Doppio, ragazzi. Abbiamo un bel 4 per gratuito da queste parti. Sì, mi ricordo ancora la partita dove era di mia proprietà. Chiedono un 7 o un doppio? Chiedono un 7 o un doppio? Un doppio. Io chiederei un bel 7 qua, un bel 7 col 20 per là è succoso. Quel 20 per là è succoso, ragazzi, un bel 7. Un bel 7 o un doppio? Ai. Che scammata. Bello close. Però c'è un imprevisto. Però, imprevisto? C'è un imprevisto, please no tax. Please no tax. Piccolo aggiustamento hotel. L'hotel, diciamo, non è sempre buono. Va bene. Dividendi. Un 5 per che non ci dispiace. Va bene, dai, 72, buono, giocata professionale. Buono. Mi è piaciuto, bravo. Andrea, gioco adesso. Sì. No, vedi tu quello che vuoi fare. Se Andrea mi dice di giocare, io gioco. Grazie Paolone per fare un anno! Se il tuo amico... Sei sempre il benvenuto, ma nel mio cuore. Se è il tuo migliore amico... Molto falso, Andrea. Tipico dei Fates, essere falso per nascondere discordia e poi tirarla fuori al momento giusto. No, ma quelli sono amici veramente, sono amici anche di letto. Ok, non giocare adesso. Ok, Andre, non gioco. No.
speriamo che non giochi. Gioca, gioca, fidati. Grazie, geloso. Mi fido di te, no, Dreadful. Se... Fidati, fidati. Grazie, Paolone. Dreadful, se questa, se questa puntata va male, ti permabanno dal canale. Ma mi fai parlare? Scusami, Andre, parlavo con Dreadful. Ma eri tu? No, 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 col dealer ce l'ho. Ah, ok. Allora, punto esclamativo Prime, cliccate sul link, se avete Amazon Prime avete diritto ad una sub gratuita dove io... Oh, e andiamo Dreadful! Andiamo Dreadful! Sei bravo! Tutto ok Dani? Sì, scusami, mi sono lasciato un po' prendere. Sì, è un po' troppo prendere forse. Hai giocato? Sì. Quanto hai giocato? 2 euro. Grazie Joker. Sì, sì, ragazzi, adesso facciamo VIP Dreadful. Facciamo VIP Dreadful adesso, calma. Vediamo se non è uno scam. Se non è neanche uno scam, VIP con bacio appassionato. Mi stai mangiando i croccantini americani? 2 euro hai buttato, Daniele? Sì. Guarda, guarda ora che esce il 4. No, scherzo. Che merda. Non è una merda, perché comunque vai subito ai piani alti, eh. Diciamo. Ma come in prigione? Hai fatto qualche reato, forse? Ma che vuol dire prigione? Muscolo F4. Wow! Ma stai bene? Mamma mia, che emozioni, cazzo. Sei al parcheggio, eh? Sì, continui a evitare... Ah, questo almeno dà soldi. Ah, no, è per 7. Oh, sono andato a urinare, siamo di nuovo qui. Ma quanti roll sono? Wow. Ti prego, ti prego, fai il bravo. Okay. Grosso, sì! Ok, questo è grosso, questo è grosso. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Questo è grosso. Ci siamo, sì. Ragazzi, questo è grosso. Per 25, va bene. Un altro 10 qua è la fine. Un altro 10 e spacco tutto quello che c'ho in camera. Ti prego. Ah, ma Omi non ha giocato. Omi non ha giocato. Ti prego, un 10. Ti prego, fammi sto 10. 6. Cazzo è 6? Non ho il coraggio di giocare. 6, 6 è la stazione di merda. Sì. Ma pensa te. Ai, 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 ai. Che scam totale. Ti prego, un 4. Un 4. No, no, se ripassi dal via ti rifà rigiocare 4 dadi, eh. Ma sei serio? Sì, sì. Ti fa rigiocare tutto. Oh, Uber Stonks! Grazie, Jigs, thanks. Buono. Ma sei sicuro sta cosa del via? 100%. 100%. Lui è sempre certo. Me l'ha sempre detto il papa. Oh, mio tollo. Grazie, Spugna. E li moltiplica di nuovo. Ma no, non è vera sta cosa. Ma andare adesso al Parco della Vittoria è Uber Your Stonks. Ma non ci sono ancora 4 roll, ci ha scammato Andrea. È una piccola cosa goliardica che si è inventato. Intanto, bang. Sì, ma boh. Io poi sto sempre con Hank, sto sempre con lui. Ma... Te l'ho detto che era uno scam, ma tu ci hai creduto pure. Sì, ma ci prende, detto... ci prende per il culo, siamo dei bullari per lui, non lo capisci che siamo dei burattini? Ha detto 100 per certo, Dani. Ma lo capisci che siamo dei burattini fatti di merda per lui, non gli interessa niente. Grazie. Noi facciamo puzza quando siamo con lui.
Vabbè, ma la stai facendo troppo esagerata. Non è vero, a me Omia fa promette eterna. Ma ci credo, perché tu hai più follower di lui su YouTube. No, ma l'ha fatto prima che li avessi. Mo tiene 20.000 follower. Beccati sto VIP. Ah, bella. Non giocare, Dani? No, no, non giochiamo. Ma tu non devi proprio giocare, tu. Confermo. Capuzziello, tu non dovresti neanche guardare questa live, non dovresti neanche essere qui per quanto mi riguarda. Mi dissocio dal fatto che un minorenne è qua. Anch'io. Ti voglio. Ma il server non è tuo ormai, quindi te ne puoi lavare le mani. Cosa? Ormai il server non è più tuo. No, è sempre mio, confermo. Oddio, Andy ci ha fatto il segno. Il server ormai è di Luis. Sì. È tuo, no? Sì, ogni tanto mi collego anche da solo. Solo per controllare le erbe. E andiamo! E andiamo! No, vabbè, ma Omiatol Uber abbocchiatol. Oh, no, ma io ormai mi affido solo al fatto che Andrea dice di no per giocare. Proprio una short, dire. Quasi prossima volta raddoppio pure. Gioco 20 euro al posto che 10. No, non raddoppiare, perché poi c'è sempre questi problemi strani. Quanto metti sui roll 3 come lui? Io 10 euro faccio al roll. Ah, vabbè, poi così li spendi subito. Ma che ne sai tu? Che sei uno scrittore di ludopatia, Capuzziello. Oh, via dell'Accademia, bella ricca, per 12. Bella ricca, sì. Io l'ho sempre comprata sul Monopoli. Che sono questi rumori? Ma porco colui che esiste. No, ma vabbè. Ve l'ho detto, non giocate. Counter abbocchiato qui. Lo fa apposta per non farti vincere i soldi. Walkout. Io l'ho sempre detto che lui è sempre uno fatto apposta. Ci serve un 7 o un 9. Ok, un doppio, bene. Uno fatto. Bene. Va bene, ragazzi. Va bene. Sì, che non abbia sempre diceva fare. Ma allora. Un bel 10 di nuovo, 5-5, un altro 5-5, un altro doppio, va bene. Oh, mia nonna, alla fine ti ho fatto sapere quello. Ah? Chiedono un altro doppio, un bel 4, chiedono, qua sarebbe bello. Un bel 4 come all'inizio. Come è iniziato col 4, finire col 4 sarebbe bello. Un 9... che non è male, mi sa. Cos'era? Stinks. Stinks or songs? Stinks. 18, Un bel per 12. Va bene. Non ci lamentiamo. Andrea, gioco? Vai, gioco. Ho chiesto ad Andrea, Capuzziello, scusami. Posso avere un suo feedback? Ait, sì. Ho risposto al posto suo. Dieci su 10. La torta di uovo. 20 sul 5. No, ragazzi, non butto soldi a caso perché avete le predizioni. Potete però donare i soldi che vorreste giocare e se arriva quello che dite vi faccio VIP.
Oh, ha rifatto il gesto. Ha rifatto il gesto. Prima era un per due quando ha fatto questo gesto. Vediamo. Sì, sì, ma quello è tutto controllato dal capo. Ah, peccato, peccato. Oh, mi ti seguo da quando non facevi il video con Mati e il video. Grazie, Mass Power. Grazie, Mass. Aumenta i bonus e togli il blu. Dite? A me non dispiace sto pattern qua, ragazzi. Grazie, Palmas. Hank, comunque ti saluto Damiano, Hank. Oh, oddio, oddio. Ah. Grazie Palmas, grazie Jix, gents. Hai capito, Hank? Ti saluto Damiano. Grazie a Names per gli 11 mesi. Dite così, ragazzi, chat, per favore, secondo voi è meglio così. Basta, poi mi fermo. Che è sta roba, Andre? Moltiplicatore. Ah? Credo, non lo so. Con i soldi di ieri andavi da 100 euro al colore con i tuoi 25 euro. Grazie, Panetti. Grazie, Mango. Ok. Ok. Ero crashato. Ok. Ti prego, se arrivano i 4 oro adesso mi sparo una sega gigante. Sarebbe un sogno. Ti prego. Ragazzi, grazie, non vi ascolterò mai più, bastardi di merda. Continuerò a fare le cose come le faccio io. Andatevene a fanculo. Maledetti. Vogliamo un attimo tornare sul blackjack? Guarda, faccio l'ultima qua e poi andiamo. Cioè, una volta lo faccio, mi prendo il moltiplicatore per 8 e arriva al 10. Vergognoso. Quello? Ma di che è il server? Dove giochi, Dani? Non lo so, scegli tu. Al primo, dai, che ha due vittorie. Ah, ok, hai già giocato? Ho messo 10 euro sul primo. Puntata soft. Ho la cutting card, quindi lei sicuramente avrà carta bassa, scriptata. Stai. Ha due vittorie, quindi penso che sia intelligente, infatti. Bella, bella. Tutto bene, caro. Come li hai vinti 250? Ho giocato a Monopoli e Dreadful mi ha aperto la via. Bene. Io gioco dietro Maru, Dietro chi? Quella a metà. Ah, ok.
Io sono su impossibile. Ma non riusciamo a giocare noi. Che palle. Ciao Strobox, mi faresti una pernacchia con la scella? Certo. Scandedio. Grazie Peppe. Studio buie. Taggi meghione capo dei massoni. Grazie mille del sub. Dreadful024 ha fatto pure il sub. Sei veramente un cucciolone. E chi è arrivato? È arrivata Paola. Sempre col suo choker. Prima ci ha scammato Paola. È una bella fata questa, ragazzi. Va bene, dai, cosa vuoi fare? Ci vogliamo spostare? Sì. Ultima mano? Facciamo l'ultima mano, ma non qua. Ma senti, Andre, fermiamoci qua e basta.